Un fine settimana in cui a Monza si è respirato aria di Oriente. Un appuntamento originale e colorato, quello svoltosi alla scuola di affresco Andrea Sala. Nella nuova sede di via Caravaggio sono arrivati i monaci tibetani che hanno realizzato, per la prima volta nella città di Teodolinda, la Torma, una scultura votiva che affonda le sue origini nell'antica tradizione tibetana, realizzata con burro di yak, farina di orzo e pigmenti naturali. La manifestazione è stata accompagnata dall'esibizione di alcuni danzatori, protagonisti di canti e di balli tradizionali tibetani. Poi il rito della costruzione della statua di burro, che si è articolato su 2 giorni. I monaci sono stati accompagnati dalla scultrice monzese Simona Bocchi, responsabile italiana della Global World of Music and Arts Association. Ho sentito come scultrice la tematica della scuola molto sensibile, sono sempre rimasta molto affascinata alle tecniche d'affresco e trovo delle similitudini con la capacità di creare un affresco, perché è uno stato comunque meditativo, ci vuole tanta pazienza, tanta costanza, un lavoro lungo, è un lavoro anche un metodo in estinzione, e quindi questa scuola che porta alto il valore della ricerca italiana e della tradizione italiana, allo stesso modo come i monaci tibetani della fondazione che io porto in giro per l'Italia e in Europa, hanno le stesse tecniche, con gli stessi tempisti, con la stessa passione. Quindi ho trovato che queste due realtà creative e spirituali allo stesso tempo fossero fonti di ispirazione reciproca. Ecco perché portare i monaci tibetani in una realtà dove è importante focalizzare l'attenzione anche del popolo italiano verso i valori che ha sempre prodotto e che deve portare alto nel mondo è un riferimento sia per il mondo tibetano che per i nostri stessi cittadini italiani. Quindi penso che le realtà spirituali stessi cittadini italiani. Quindi penso che le realtà spirituali creative debbano essere di sostegno all'umanità in ogni situazione, anche nell'arte terapia, per esempio, che è un'altra forma di integrazione del bambino, per esempio se si parla di infanzia, che deve assolutamente ritrovare se stesso attraverso un'evoluzione, una ricerca interiore inconsapevole. Quindi tutte queste. E la fondazione Global World of Music and Art Association è una fondazione indiana dove il signor presidente, il signor Povsang, il presidente tibetano della nostra fondazione, cerca di portare il valore all'Occidente di un qualcosa di sconosciuto quasi per certi aspetti, soprattutto nelle realtà capillari che andiamo ad incontrare. Nelle piccole realtà, sappiamo a Milano e a Pomaia ci sono tanti centri tibetani, la pratica tibetana è conosciuta molto bene in Italia, ma non sempre arriva nelle piccole realtà di città anche provinciali, come può essere una città più piccola rispetto alle grandi capostipiti, diciamo, di cultura italiana. Per cui cerchiamo di portare questi valori anche nelle micro realtà.